Su Telefriuli con la seconda puntata dello speciale del Beach Rugby, il campionato europeo, le Brass Series a cui partecipa la Forum Iuli, la selezione d'invito del Friuli Venezia Giulia. Siamo a Barcellona, nella Catalunya, nel sud della Spagna. Barcellona la conoscono tutti, una città stupenda, veramente fantastica. I ragazzi hanno potuto vederla, conoscerla facendo una passeggiata venerdì nel pomeriggio quando sono arrivati. Per distendersi un po' dalla fatica del viaggio con i pulmini dell'autosystem. Comodi sì, ma 1300 chilometri sono stati pesanti e forse sono stati proprio questi i chilometri che hanno pesato sulle gambe della prima giornata dei ragazzi. La prima partita il Forum Iuli l'ha affrontata contro i tre volte campioni d'Europa dell'Oval Beach Marseille. Secondo match del girone, senza storia, un po' amaro dirlo, perché il Forum Iuli ha vinto 1-0, ma non per segnare, ma la squadra catalana, i Crazy Barbarians, non si sono presentati al campo entro i minuti consentiti. Vittoria a tavolino, sarà stato un bene, sarà stato un male? Loro intanto hanno fatto un touch per riscaldarsi in vista della terza partita.
terzo match. Qui il Foro Muli si giocava veramente il tutto, ovvero la seconda posizione per poter accedere agli ottavi di finale. Di fronte il Coimbra, una squadra molto forte, terza nel campionato nazionale portoghese di rugby a 7, una partita che si era un po' riequilibrata nel secondo tempo, ma poi niente da fare, è Coimbra che passa agli ottavi di finale, mentre il Foro Muli dovrà lottare domenica per la parte bassa della classifica. Avete visto gli highlights del match del sabato? Ebbene, ora commentiamoli con Luca Bagolini, che certamente non ha un viso molto rasserenato. Ieri sera l'allenatore ha detto qualche cosa, sembra anche stamattina. Allora Luca, intanto, prima esperienza come capitano del Foro Muli, come ti sei trovato? Beh, è stata una cosa piuttosto importante, specialmente gestire una squadra, cercare almeno di gestire una squadra, prendere i ragazzi e poter portare un gioco diverso da quello che può essere il rugby a 15 per il beach rugby qui, insomma, e cercare anche di emulare il gioco che abbiamo fatto a Marsiglia, portarlo qui a Barcellona, insomma, è stata una bella esperienza e spero che anche questa giornata ci porti grandi soddisfazioni, insomma. Primo match di ieri contro i tre volte campioni d'Europa dell'Oval Beach. Noi in apertura del servizio abbiamo un po' giustificato la debacle perché ci sono stati 1300 km sulle spalle del furgone, quindi può aver appesantito. L'altro giudizio invece che ne discutiamo con te, forse non eravate molto in partita con la testa. Cosa è successo? È stato un 10-4 finale poi con l'Oval Beach, ma non si è visto lo spirito combattivo che c'era lo scorso weekend a Marsiglia. Sicuramente a Marsiglia c'è stato un gioco diverso, cerchiamo anche oggi, appunto, ieri c'è stata la partita contro l'Oval Beach, che sappiamo che è una delle squadre migliori di questo torneo, e insomma cercheremo, appunto, con le altre squadre, soprattutto con le partite che abbiamo oggi, cercheremo di mettercela tutta e di portare, appunto, come ho detto prima, il gioco che abbiamo usato, il gioco di Marsiglia, lo portiamo qui oggi, insomma. La seconda partita l'avete vinta a tavolino, avete fatto un riscaldamento col touch e poi il match contro il Coimbra, una squadra fortissima, terzi, vi dicevamo, nel campionato Seven nazionale portoghese. Vi ha messo subito sotto, dopodiché c'è stato un risveglio, un quasi pareggio e poi definitivamente sotto. Cosa manca a questa squadra che deve ritrovare oggi per cercare di conquistare almeno la nona posizione? Beh, sicuramente la motivazione, non dobbiamo buttarci giù dalle partite di ieri, anche se appunto una è stata vinta a tavolino, però dobbiamo cercare di tirar fuori oggi, diciamo, i cosiddetti attributi per queste prossime due partite. E l'organizzazione del Barcellona, del Beach Rugby Barcellona, con un pizzico d'orgoglio, possiamo dire che è un po' targato Friuli, eh? Siamo con Mario Copetti. Esatto. Originario di Gemone del Friuli. Esatto, mio papà era di Gemoneso, sì. Allora Mario, come sta andando questa edizione del Beach Rugby di Barcellona? Siamo alla seconda giornata, i giochi sono già stati fatti, però la tua selezione, gli H2 Barbarians, sono in lotta per la vittoria finale. Sì, come avevamo detto l'altra volta quando ci siamo visti qua a Barcellona, la squadra in primo momento aveva fatto un cambio di giocatori per tentare di essere tra gli 8 primi alla fine delle tappe dell'Ebra. E per riferimento al torneo, il primo giorno abbiamo incominciato un po' di ritardo per problemi tecnici, che una caduta di un motore, però poi si è svolto abbastanza bene, ci sono state qualche cosa che bisognerà migliorare e abbiamo preso delle decisioni un po' drastiche con una delle squadre, però in linea generale diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo parlato anche con le squadre per un po' come vedevano il torneo e gli input sono abbastanza buoni. Qui a Barcellona non si parla solo di beach rugby, le Brasiles, ovvero il campionato europeo, ma è nato il primo campionato della Catalunya. Quante tappe, quante difficoltà, sempre l'H2 Hookers che lo organizza. No, beh, l'organizzazione realmente appartiene alla Federazione Catalana e ai club. Noi quello che facciamo è collaborazione, apportazione di sponsor e di partner e un po' la gestione di tutto quello che comprende il circuito, per scaricare la federazione, perché in questi momenti non è preparata per aggiungere o portare a termine altri progetti.
In quest'anno siamo iniziati con 6 tappe alla fine, perché c'è stato un problema con un comune di ultima ora e non si è potuta svolgere quella tappa. Ci sono 6 tappe, si sono fatte finora 3. Il risultante, come sapevamo, il primo anno è un po' complicato, perché è un cambio giocare dal rugby 7 che si giocava in Spagna, in Catalogna anche, al 5, però le squadre che stanno giocando veramente sono contente di aver fatto questo passo. In linea generale il progetto è un progetto che noi abbiamo detto di tutelare durante 4-5 anni per lanciarlo e poi che siano e gestiscano gli enti federali il proprio torneo. Concludiamo con le previsioni di questa giornata. Una squadra italiana negli ottavi, sì. Pessimi, 2 squadre francesi, l'Oval Beach e Minoz, le squadre catalane, veramente un exploit, e poi un'americana. Sì. Cosa pensi? Tra i primi 4 almeno. Vedendo il gioco svolto, quello che accade è che i Pessimi e i Oval Beach Marseille si devono trovare in semifinale, per cui qualcuno dei due non arriverà. Dall'altra parte noi abbiamo la prima... E qua c'è un déjà vu qui a Barcellona, sì. I match Pessimi, sì, sì, Oval Beach, sì, dell'anno scorso. E non è scontato il risultato? No, e abbiamo cambiato gli arbitri perché non ci siano problematiche di passato. Poi dalla nostra parte giochiamo contro i Minots, che è sempre una squadra, per me vedendola, ha un 60% dei giocatori dell'anno scorso della Oval Beach, per cui credo che... tra cui l'allenatore Oval Beach, quindi, sì, scuola e giocatori non da quello poco. Che abbiamo visto anche in campo, lo svolgimento delle due squadre, diciamo lo spirito beach francese di Marsiglia si tiene più nei Minots, può darsi. Tenteremo vincere e, perché no, arrivare come minimo tra i 4 primi. Sicuramente una prova di carattere, non siamo riusciti ancora a trovare la condizione in Marsiglia. Qualcuno a bordo campo, e cito, dice una vittoria è sempre una vittoria, quindi portiamo a casa il punto, andiamo avanti. E il carattere un po' l'abbiamo messo, un po', conosco la squadra, so che possiamo fare molto di più. E adesso come adesso dobbiamo solo vedere la prossima partita di crescere, perché sicuramente non è il nostro livello questo, non è quello che si è visto a Marsiglia. E non vogliamo che Marsiglia sia un fuoco di paglia, e più vittorie mettiamo in busigna adesso sicuramente ci caricano al meglio per Lignano, che è la cosa più importante, perché lì non vogliamo sfigurare ma arrivare fra le prime 3. Sicuramente Sad and Dead è una gran prova di mentalità, perché bisogna essere freddi, non dare nessuna chance. Abbiamo avuto la fortuna di gestire il primo pallone e gestito quello siamo andati subito in meta, grazie anche a Alberto Zordi in spolvero, che diciamo ha fatto un po' tutta la partita, è stato il nostro grande 9. Circola la voce qua a Barcellona che ci siano stati dei contatti a livello tecnici con una squadra Pro 2 francese. Sì, sì, ci sono stati dei contatti tra chi? Tra la squadra e me? O... Esatto. Sì, sì. L'allenatore? Sì, sì, sì. Per intraprendere una collaborazione professionale che mi porti a imparare a fare l'allenatore in maniera seria in Provenza, e quindi andrò, se va tutto bene, a fare... Ha detto Provenza, io non l'avevo detto, l'ho detto solo. Mi è scappato. Andrò a fare degli stage per imparare il mestiere.
sto simpatico all'allenatore che la gestisce e mi ha proposto, visto che non so che cosa abbia visto, che di intraprendere questa avventura e vediamo se riusciremo a portarla a termine. Quantomeno andrò a imparare da qualcuno che il rugby lo mastica sicuramente più che in Italia. Di Barcellona, non era tempo di vacanza, ma il Foro Miuli perlomeno è riuscito a migliorare di una posizione il risultato dello scorso anno 12esimo, quest'anno 11esimo. Siete riusciti a battere gli inglesi del Flair Bear 5-2. Quanta sofferenza! Sofferenza ce n'è stata, specialmente con gli inglesi, comunque è un buon gioco. Appunto, fortunatamente siamo riusciti a tirar fuori quello che abbiamo sviluppato a Marsiglia, siamo riusciti a portarlo qui in questo campo, purtroppo nell'ultima partita per l'11esimo posto, però siamo comunque contenti e ringraziamo la squadra e i tecnici. Il prossimo weekend, il tempo giusto di posare durante questa settimana, sabato e domenica Lignano Sabbia d'Oro, la Beach Arena, all'ufficio spiaggia numero 7, la finale di Coppa Europa, il Foro Miuli sarà presente. Rincontrerete nel vostro girone i tre volte campioni d'Europa, che oggi sono stati tra l'altro francesi, l'Oval Beach, battuti e eliminati dalla finalissima, dai pessimi. E con che spirito vi presenterete o comunque vi preparerete per questa settimana? Beh, visto come è andata a Barcellona, comunque abbiamo chiuso con una bella partita, cercheremo di dare veramente tutto a Lignano, non vediamo l'ora che arrivi il prossimo weekend, insomma. Ed ora andiamo a gustarci la finalissima per il primo e secondo posto qui dalla spiaggia di Barcellona. E nella finale, nella finalissima, primo e secondo posto qui a Barcellona, le nutrie, le italiane, non riescono contro le Dolphin, campionesse d'Europa, le francesi ad aggiudicarsi questa finalissima. Siamo con la Schiavon, capitano. Una partita, ne avevamo parlato anche prima dell'incontro, molto difficile. Sì, penso si sia visto, è stata una partita dura per noi. E ieri avevamo perso di solo una meta, quindi sinceramente pensavamo di non prenderne così tante oggi, però insomma era la prima partita per noi ieri, la prima per loro. Oggi loro probabilmente erano più cariche, avevano rodato meglio il torneo, noi abbiamo fatto sì molta fatica. Si è discusso di fare una grossa pressione alla loro linea di attacco, eppure non siete riusciti a mettere in difficoltà, hanno tirato fuori dei numeri veramente importanti, 7-2 la dice la lunga sulla potenza di queste campionesse d'Europa. Beh sì, sono delle brave giocatrici, a Beach giocano molto bene, noi la difesa probabilmente dobbiamo lavorarla ancora molto, l'abbiamo solo vista fare da altre squadre, però sì,
dobbiamo metterla a punto sicuramente meglio. Beh, una settimana di tempo, prossimo weekend Lignano Sabbia d'Oro alla Beach Arena, all'ufficio Spiaggia 7 sul lungomare, avrete certamente la rivincita, magari per arrivare alla finalissima e incontrarle. Beh, noi ci puntiamo, a Lignano ci sono molte squadre, probabilmente riusciremo a giocare più partite, quindi ad allenarci di più giusto sabato e domenica per il torneo. Christian Quintin, l'entraîneur delle Mignon, a un finale, a un gran finale, a un face le pessimi di Rome, ici a Barcelone, a un gran finale, vous avez perdu 2-1, mais che belle équipe vous avez. Effectivement, nous avons une équipe sympathique qui sait jouer au Five Touch Beach et nous avons joué une grande équipe de Pessimi qui mérite aussi bien qui méritait de gagner aujourd'hui. Oui. Nous avons fait second à Porto, Portugal. Oui. Nous avons fait second à Barcelone. On va voir combien on va faire à Lignano. Ah oui. Une équipe qui est structurée. C'est une équipe qui joue aussi à l'E7. Oui, à l'E7, vous êtes arrivé deuxième du championnat national en France. Oui, tout à fait. On a été qualifié pour jouer les phases finales à Albi de rugby à 7 élite en FFR. Et on a eu la chance d'arriver jusqu'à la finale qu'on a perdue. On est habitué aux deuxièmes places maintenant. C'est une spécialité chez les Mignons. E i Pessimi si confermano per il secondo anno consecutivo qui a Barcellona i migliori giocatori di Beach Rugby. Un inizio anche quest'anno per arrivare a giocarsi il titolo di campione d'Europa a Lignano. Sì, assolutamente sì. Non è stata facile perché comunque c'è una squadra molto forte. Ci abbiamo messa tutta con una squadra anche un po' di giovani, di gente, diciamo, che era la prima esperienza a Beach Rugby. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché non è facile, non è assolutamente. Essere un giocatore di rugby non vuol dire saper giocare anche a Beach Rugby, è un'altra cosa, lo sappiamo. Quindi complimenti soprattutto a chi ha giocato per la prima volta con i Pessimi oggi, Emanuele Leonardi, Luigi Martelletti, insomma, tutti molto bravi. Abbiamo portato a casa una vittoria all'italiana, diciamo, 2-1, ben venga. E adesso speriamo a Lignano di daremo tutto, cerchiamo di. Non lo dico neanche, però. Avete una settimana di tempo, il prossimo weekend a Lignano per registrarvi e cercare di vincere questo famoso titolo europeo. Non lo dico, io sono molto scaramante. Veniamo lì e facciamo il massimo, poi qualcosa verrà. Allora Mario, terminato questa stupenda tappa di Barcellona, i Pessimi per il secondo anno consecutivo portano a casa il titolo della città. Sì, come avevamo detto l'altra volta a Barcellona, facendo un po' di storico anche, erano la squadra a battere quest'anno, anche perché con il cambio della Oval Beach Marsiglia e con i Minot che abbiamo visto che hanno ancora l'essenza marsigliese del Rugby Beach, però sono una squadra troppo forte in questo momento. Vedo che per i prossimi 2 anni bisognerà lavorare molto per essere come al suo livello. Sì, dobbiamo sapere e vedere che anche in Francia, pur essendo, avendo la Marsiglia e i Minot e le Barbares Catalan, veramente in quella zona là dove si sta svolgendo il Rugby Beach 5 a palcaggio, nell'altra parte di Francia ancora segue il al tocco. Italia è già un campionato anche locale con la Libre che funziona abbastanza bene e per cui le squadre si vedono che hanno un livello di lavoro di base molto più grande. Noi, come abbiamo detto questa mattina, in Catalogna stiamo iniziando un lavoro quest'anno, diciamo, più professionalizzando, e pensiamo che tra 2 anni potremo essere anche noi dei concorrenti interessanti per essere almeno nelle semifinali. Bene, Mario, ti ringraziamo, noi ci vedremo il prossimo weekend col tuo H2 Barbarians a Lignano Sabbia d'Oro, e l'appuntamento per tutti gli amici di Telefriuli ovviamente per questo weekend a Lignano, Beach Arena, ufficio Spiaggia 7, per la finale di Coppa Europa di Beach Rugby, l'Ebra Series, e ovviamente la prossima settimana lo speciale su Telefriuli. Arrivederci. Ciao. Yeah. Let's go. Let's go, make it hot.